Boker Tov, Boker Orvon, 8 di Tishrei, 8, siamo al di sopra della natura oggi. E partiamo con la Yom Yom, bellissimo. Allora, vi ricordate che noi abbiamo spiegato, insomma, con la Yom Yom che ci sono 5 livelli, 5 modi, diciamo, di fare Teshuvah, rappresentati dall'iniziale della parola stessa Teshuvah. Taf, Tamim, Tiem, Hashem Elokecha, Shin, Shuvah, Hashem Elokecha, Vav, Ve'ahavta Le'reacha Kamocha, Vet, l'abbiamo visto, sono le lettere, no? Vet, Bet, l'abbiamo visto ieri. Aspettate che prendo la pagina giusto, sì, un attimo. Ok? Bechol Drachecha Deu, e oggi siamo all'ultimo che è Hei, Hatznea Lechet, Hashem Elokecha. Allora, no, sì, non leggo nel. Allora, no, ve lo spiego prima in italiano un attimo. Allora, Hatznea è dalla parola tzniut, discrezione, no? Pudore. A proposito, stavo appunto parlando. Dunque, cammina discretamente con pudore con Hashem. Con Hashem quando, dove? Hashem è dappertutto, appunto, come dicevamo. Dunque, a fare attenzione, andare. Però in questo caso, a proposito, nello specifico della Teshuvah e dei gradi, dei modi di fare Teshuvah, fare attenzione a non ostentare, non troppo mettersi in mostra. Infatti, si dice che l'uomo deve essere sempre abile nella pietà, e l'abilità, come spiega il Rebbe, consiste nel fatto che la sua pietà non è notata. Cioè, anche noi dobbiamo essere, e fa parte anche delle nostre caratteristiche dell'ebreo, no? Avere pietà, misericordia. Come vi ho detto altre volte, ci sono tre segni, come due per l'animale, in modo che sia kasher, ruminante, zoccolo spaccato. Così l'ebreo, per essere considerato veramente ebreo, ha bisogno di tre segni, che sono appunto uno dei segni è appunto l'umiltà, diciamo così, no? Rahmanim, Baishanim e Gomle Chassadim, cioè misericordiosi, umili, Baishanim. Letteralmente in ebraico vuol dire uno che si vergogna, no? Baishan, timido. Ma cioè, nell'ebraico moderno si traduce come timidezza, ma non nel senso di timidezza, nel senso di appunto pudore, discrezione, umiltà, sottomissione. Ecco quello che rappresenta. E Gomel Chassadim vuol dire che fa del bene. Dunque anche nel far del bene, nell'aver pietà, bisogna essere, diciamo, umili e discreti. Dunque non deve essere notato più di tanto. E come conclude anche il Rebbe, che si sa che un certo numero di primi Hasidim tenevano appunto nascosta la loro identità di tzadikim, o di Hasidim appunto, di modo da tenere nascosto anche la loro pietà, la loro umiltà. E quando la loro grandezza poi a un certo punto veniva scoperta, come anche Baal Shem Tov, allora erano molto addolorati dalla cosa, cioè non l'hanno presa bene, cioè volevano che non si sapesse. Una cosa tra me e Hashem, cioè se faccio è perché non mi ricorda qualcosa, vabbè, non dico. Che quello che facciamo è sempre solo per HaKadosh Baruch Hu, in realtà. Allora, Kitzur, Biurofenahei, dunque la quinto modo di servire Hashem nella servizio a Tshuva, Hatznea lechiti Hashem Elokecha, Zehirut shelotie shublita, che ma'amar le'olam yadam erom be'ira, ve'inyan ha'armunit, vu shelo yeh nikar klal, yadua de kama mechassidim arishonim, hayu mastirim atzmam, ve'im itgalu hayu mitztarim. Zeh avodat ha'Tshuva ba'a me'Hatznea lechiti. E passiamo al Humash. Allora, abbiamo pochissimi sukkim questi giorni, ma rashi belli corposi. Allora, pagina 857, capitolo 32, cuore del libro di Devarim, e siamo alla seconda chiamata. Oggi abbiamo da 7 a 12 in gruppo. Vai sondare. Ricorda le terribili punizioni che ha impartite nei tempi antichi, ma valuta anche il bene che può fare negli anni, generazione dopo generazione. Riguarda il futuro, domanda al profeta che ci sarà nella tua generazione
la cui funzione è quella di consigliarti, come tuo padre. E lui ti dirà cosa fare. Cosa fare? Domanda ai tuoi saggi anziani e loro ti informeranno sulle passate vicende. Dunque, partiamo col ricorda, Zahor, no? Ogni giorno abbiamo anche le Shesh Sefirot, l'importanza di ricordare, perché se uno dimentica è pericoloso. Allora, ricorda bene quello che è successo, di modo da non rifare gli stessi errori. Allora, vediamo un attimino ne Rashi un po' più nel profondo. Dunque, ricorda i giorni antichi, dunque quello che Hashem ha fatto agli antichi che lo provocarono con l'ira. Allora, quando si riferisce alle generazioni antiche, allora a quale generazione in particolare? Alla generazione del diluvio. Dice, ricorda quello che hanno peccato gravemente, c'è stato il diluvio universale. Poi quello che ho fatto, dice Hashem, agli uomini della generazione della dispersione e quello che ho fatto agli uomini di Sdom e Amorà. Dunque, punizioni gravissime, da esempi veramente molto forti, in particolare dove generazioni sono state annientate, come tutta la generazione del Mabul, del diluvio, eccetera. E Sdom e Amorà, appunto, dunque non a caso gli esempi, che sono esempi molto forti per, diciamo, mettere in guardia dal riemulare le loro brutte azioni. Poi meditate gli anni di generazione in generazione. Allora, qui si riferisce alla generazione di Enosh, molto interessante. Noi quando parliamo di diluvio, pensiamo subito al diluvio universale, ma attenzione, la generazione di Enosh, che era a sua volta figlio di Shet, come lo vediamo nel Bereshit, e secondo una tradizione era idolatra e la sua generazione fu la prima ad essere punita da Hashem. Dunque, perché qui dice, si riferisce alla generazione di Enosh, di Cerashi, che sommerse con le acque dell'oceano e dopo a quella del diluvio che li annegò. Dunque, vediamo che c'era una generazione prima del famoso diluvio universale di Noah, che era la generazione di Enosh, che prima ancora Hashem già sommerse con le acque dell'oceano. Poi abbiamo un'altra interpretazione che dice: non avete fatto attenzione al passato, meditate gli anni di generazione in generazione per poter discernere il futuro. Infatti, HaKadosh Baruch Hu ha il potere di farvi del bene e di darvi in eredità i giorni di Mashiach e il mondo a venire molto presto. Amen. Esso qui dice: interroga tuo padre, cioè tu rivolgiti a tuo padre, che poi ti racconterà, no, del passato. Però Rashi qua precisa che non si riferisce semplicemente al padre biologico, che a volte il padre biologico può essere un empio e dunque non è proprio di esempio, ma qui si riferisce ai profeti. E riporta, e qui andiamo ai Nevi'im, ai profeti, e più esattamente al re, cioè re 1 e re 2, a re 2, capitolo 2, passuk 12. In questo Perek 2, passuk 12, fa riferimento a questo passuk. Questo passuk riporta la famosa storia di Eliyahu HaNavi, che a un certo punto non ne poteva più, cioè dice, non puoi più, vieni su, e gli manda questa carrozza di fuoco. Elisha, suo alunno, gli dice, Eliyahu HaNavi, ve lo leggo sul testo, no? Gli dice: cosa vuoi? Allora, dopo che furono passati, Elisha chiese a Eliyahu HaNavi: chiedimi che cosa posso fare per te prima che io ti sia tolto. Allora, un attimo, sì, qui sono a 9. Dovranno Eliyahu amare Elisha. Dunque, Eliyahu dice a Elisha. Allora Elisha risponde il suo alunno: che si posi su di me doppia parte del tuo spirito. No, la famosa richiesta di Elisha. E dunque Eliyahu HaNavi disse: hai fatto una richiesta difficile ad essere esaudita, non di meno. Se mi vedrai quando ti sarò rapito, cioè quando salirò in cielo in questa carrozza di fuoco, ti sarà concesso. Se invece non riuscirai a vedermi salire in cielo col corpo in questa carrozza di fuoco, allora la tua richiesta non verrà eseguita.
Mentre camminavano discorrendo, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco li separarono l'uno dall'altro. Elia Onavì salì al cielo in un turbine. E Pasuk 12, al quale si riferisce Rashi, e Elisha vide, dunque sì, ha visto Elia Onavì salire in cielo e gridava: padre mio, carro e cocchi di Israele. Dunque, perché Elia Onavì costituiva la difesa del popolo di Israele e ne causava la vittoria come i carri e i cocchi di guerra. Dunque, quando Elisha si rivolge a Elia Onavì, suo maestro, come lo chiama? Padre mio, che era in questo caso anche suo maestro e anche la guida del popolo di quel momento. E dunque, tornando a Rashi, dunque, interroga tuo padre, si riferisce al profeta che, come abbiamo detto, il profeta, che era il profeta di quella generazione, viene chiamato infatti padre mio. Dunque tu rivolgiti ai profeti e ai tuoi anziani, e come l'abbiamo visto innumerevoli volte nella Torah, che quando si riferisce agli anziani, skinim non è anziani in età, ma in saggezza, sapienti, e ti diranno appunto, sia i profeti che i saggi, ti diranno gli avvenimenti antichi accaduti di modo da non ripeterli, ok? Metterti in guardia. Vai, 8, fai ancora uno, 8, oggi siamo l'8, vai ancora uno, Sandrine, che te lo meriti, devo dire. Quando con il diluvio l'eccesso ha segnato alle nazioni la punizione loro spettante, quando ha disperso i figli dell'uomo, della torre di Babele, invece di distruggerli, egli ha posto i confini delle 70 nazioni, tenendo conto di mantenere tale il numero dei figli di Israele che sarebbero entrati in Egitto. Bellissimo anche questo passo, poi leggiamo ovviamente, adesso vediamo anche Rashi 9. Allora, poiché porzione di Hashem, no aspetta, hai letto l'otto, non il 9, scusate, l'otto, perdono. Quando Hashem fece ereditare le nazioni, allora questo si riferisce a Kadosh Baruch Hu, che diede a quanti lo avevano provocato all'ira la loro parte di eredità, li sommerse e li annegò, cioè chi andò contro ovviamente. E poi si riferisce anche al periodo di quando divise la generazione della dispersione, e quando parliamo di generazione di dispersione ci si riferisce sempre alla generazione che costruì la torre di Babel e che per punizione, come sappiamo, venne dispersa, e da lì la nascita delle 70 lingue, che uno non capiva l'altro. Dunque HaKadosh Baruch Hu aveva ovviamente il potere di rimuoverli dal mondo, come ha fatto con la generazione del diluvio universale, con Sodoma e Gomorra, eccetera. Tuttavia però non lo fece, come precisa Rashi, e li fece sussistere e non perire a favore dei Bene Israel, che avrebbero in futuro avuto origine appunto dai figli di Shem. E secondo il numero di 70 persone che Bene Israel, perché sapete quando Yaakov è sceso con i suoi figli in Egitto, come riporta anche il primo Pasuk della Humash di Shemot, anche prima, ma soprattutto anche il primo Pasuk di Humash Shemot, che Bnei Israel arrivano in Egitto, e lì viene precisato che erano i 70, e Yocheved era la 70esima, che la madre di Moshe, Aaron e Miriam, che nasce tra le mura. Ok, adesso prendiamo, leggiamo questi due psukim sul testo. Allora, 7 e 8. Zchor Yemot Olam. Zchor Yemot Olam. Binu. Binu. Shnot Dor Vador. Shnot Dor Vador. Shal Aviha. Shal Aviha. Veyagetcha. Veyadecha. Zekenecha. Zekenecha. Veyomru lach. Veyomru lach. Dunque ricorda tutto quello che Hashem ha fatto, l'alterazione del diluvio, di Sodoma e Gomorra, eccetera. E chiedi a tuo padre, nel senso al tuo profeta, come abbiamo visto con Elisha rispetto a Elia Onavi, come l'ha chiamato padre, e i tuoi anziani, cioè i tuoi saggi, ti spiegheranno.
Le misparm in Israele, dunque poteva distruggere, ma non li ha distrutti, pardon, perché poi da loro sarebbero discesi anche l'importantissimo popolo di prescelto di Hashem. E andiamo a 9. Vai Rachel. Non li distrusse completamente, perché tra di essi vi era la parte spettante da Hashem, il suo popolo, Yaakov, uno dei tre patriarchi che, come i tre capi di un filo, è all'origine della sua eredità. Come abbiamo appena spiegato, adesso l'hai letto nel Passuk, e ci ha spiegato prima nel Rashi, che perché non li ha distrutti, perché poi da loro sarebbero discesi il popolo ebraico. Allora, dunque, poiché porzione di Hashem è il suo popolo, e perché questo appunto Rashi pone la domanda, per il fatto che la sua porzione era compresa nei popoli e ne sarebbe uscita in futuro. Ma domanda, qual è la sua porzione di Hashem? Il suo popolo. E chi è il suo popolo, pone la domanda Rashi? Yaakov, che è definito come la corda della sua eredità. Cosa c'entra la corda? Adesso vediamo perché è chiamato corda. Perché Yaakov è il terzo dei tre patriarchi e dunque portatore di un triplice merito, quello del nonno Abraham, quello del padre Isaac e il suo. Dunque abbiamo tre meriti, come una corda fatta di tre fili. E qui torniamo alla corda, con questi tre fili, dunque molto forte, non conto la corda, cioè un filo o due, ma tre proprio Hazaka, come si dice. Dunque Yaakov e i suoi figli divennero l'eredità di Hashem, e attenzione, sottolinea e precisa Rashi, non Ishmael figlio di Abraham e non Esav figlio di Yaakov, perché volendo Ishmael è figlio di Abraham, Esav è figlio di Yaakov. No, no, attenzione, parliamo di una corda da un lato solo, dall'altro lato velo pietoso, va bene. 10, allora 9. Chi chelek Adonai amo Yaakov heven nachalato. Vai René, 10. Allora, egli trovò che in una terra desertica il popolo fu a lui devoto e tale rimase persino in una zona desolata, arida e piena di ululati. Egli lo circondò di nubi per ripararlo, gli fornì capacità di capire tramite la Torah, lo promesse da... Lo protesse da ogni pericolo, come fosse la pupilla del suo occhio. Bellissimo, vedete che psukim meravigliosi. Allora andiamo a Rashi 9 e 10, perdono. Allora, Hashem provò il suo popolo in una terra deserta. In realtà furono loro, dice Rashi, che per se stesso trovò fedeli in una terra deserta. In che senso? Quando noi sappiamo che abbiamo ricevuto la Torah nel deserto, no? Destinare nel deserto. Dunque, quando accettarono la Torah di Hashem e assieme alla Torah, il suo regno, il suo giogo, cosa, attenzione, ancora una volta, che precisa qui Rashi, non fecero Ishmael e Esav, appunto, come detto in Devarim 33:2, Hashem venne dal Sinai, spuntò per loro da sei, visto che non accettarono. In una desolazione, di un ululante solitudine. Allora, il Rashi spiega cosa si riferisce a questa ululante solitudine. Cioè, si riferisce a questa terra assettata e devastata, un luogo appunto dove ululano i mostri e gli uccelli rapaci. E perfino lì, appunto, questo è il punto, i Bnei Israel perseverarono nella fede e dissero a Mosè. E, attenzione, riprendo, e non dissero a Mosè. Come potremmo percorrere il deserto, luogo assettato e desolato? Cioè, sarebbe stata, in altre parole, una domanda legittima. Cioè, dove ci porti? In un deserto, dove appunto ululano mostri e uccelli rapaci. Oddio. E invece non hanno posto questa domanda. Infatti, famoso Irmia 2, capitolo 2, sub 2, mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza quando mi seguivi nel deserto. Hashem dice, e si rivolge a Ben Israele, dice, io non ti dimenticherò l'amore e l'affetto che mi hai portato
seguendomi per amore nel deserto. Dunque, come una coppia che si ama e la moglie che segue la moglie, perché non, di proposito la moglie, perché sappiamo che ci siamo sposati, matrimonio su Arsinai, la fede era la Torah, il marito Hashem e noi ben Israele la sposa. E noi sposa abbiamo seguito lo sposo in una terra arida, come abbiamo detto qua, dove ululano i mostri, e dalla totale e cieca fiducia, e non solo fiducia, ma anche amore, l'affetto della tua giovinezza. Perché giovinezza? Perché lì siamo nati come popolo. E perché siamo considerati giovani quando abbiamo seguito Hashem? Perché lì siamo nati, lì è nato l'amore, lì era proprio subito dopo il matrimonio, no? Dunque lì seguiamo Hashem, nostro marito, in questa terra adera, senza porre nessuna domanda, anche lecita, legittima e logica, volete. E Hashem dice, lì Hashem ci circondò, cioè noi da un canto lo seguiamo così alla cieca, e lui però ci circonda con le, ci ha circondato con le nubi della gloria, ci ha circondato di stendardi ai quattro lati e ci ha circondato ai piedi del monte Sinai, che come sappiamo Hashem aveva rovesciato con una botte. C'è un famoso Midrash che dice che è andato da tutti i popoli e nessuno lo voleva. Poi è arrivato il ministro e dice, vabbè, voi non è che avete molta scelta, perché ha messo la Cafale Emar, che così è scritto, ha posato la montagna sopra di loro. Volete la Torah? No, perché se non volete, tic, mollo. Qui sarà la vostra tomba. Allora, sì, c'è la nostra accettazione, ma c'è anche questo Midrash, non dimentichiamo. Comunque, che riporta Rashi, tra parentesi. E, se no, come dice, se accettate la Torah, sì, se no, ok, sarà la vostra tomba. Allora, e poi Hashem istruì mediante la Torah e l'intelligenza, e protesse il suo popolo dai serpenti infuocati, dai scorpioni, dalle nazioni, perché abbiamo parlato di una terra di desolazione ululante dove ci ululano i mostri, gli uccelli rapaci, ma non solo, ci sono anche serpenti infuocati, scorpioni, nazioni e nemiche, eccetera, e tutto come la pupilla del suo occhio. Cioè tu, Amisrael, mi hai amato con affetto, amore, e cieca fede mi hai seguito nel deserto. Io, dal canto mio, di Hashem, ti ho protetto, ti ho circondato dai quattro lati, dai stendarti, dai della gloria, e ai piedi del monte, e ti ho dato la Torah, l'intelligenza, ti ho protetto appunto da questi serpenti focati, scorpioni e nazioni, e come la pupilla del suo occhio, allora così Hashem, diciamo, ci ha protetti, che allora Rashi spiega che quando si parla di pupilla è la parte scura dell'occhio da cui esce la luce. Ecco perché usa l'espressione pupilla dell'occhio, perché la luce infinita di Hashem, questo Orin Sof, di tanto parliamo nella Kabbalah e nella Hasidut, questa luce infinita, potentissima, ti ha illuminato col calore del suo essere infinito, della sua bontà infinita, come appunto questa pupilla. Però abbiamo anche la spiegazione di Onkelus, che dice, nel senso che provvide a tutti i suoi bisogni nel deserto, e si è bloccata la sua fina. Ah sì, e di solito, ah ecco, prima mi blocco e poi c'è scritto la connessione di internet non è stata. Quando io vedo la connessione non è stata, è già stata bloccata. Vabbè. Allora, dicevo, la seconda spiegazione di Onkelus è che li fece dimorare tutto attorno alla sua Shekinah, perché sappiamo che c'era Mishkan, la tenda del convegno, in mezzo, ai quattro stendardi ai lati, no? Le 12 tribù, 3, 6, 9, 12 e 4 lati. Ok, penultimo passo di oggi, concludo. Allora, come un'acqua che desta i figli nel proprio nido, librandosi sui suoi piccoli, poi distende le proprie ali e li afferra, trasportandoli sulla parte superiore delle sue ali. Allora, leggo il 10 e poi vi spiego Rashi.
imza e uberez bar uftou yeleli shimon yesova venhu yevonanehu itzrenhu keishon eino. Allora, 11 penultimo. Allora, adesso abbiamo quest'aquila. Dunque adesso, vedete, è tutto molto, queste sono descrizioni molto pittoresche, chiamiamole, e toccanti anche. Allora, adesso arriviamo a questo esempio di quest'aquila. Allora, cioè, come Hashem ci ha protetto, come Hashem ci ha amato, come un'aquila. Allora, Hashem, dice Rashi, ci trattò con misericordia e grande compassione, come un'aquila misericordiosa nei confronti dei suoi figli. Adesso vediamo perché in particolare l'aquila. Allora, l'aquila, che cos'ha di particolare appunto? Non entra nel suo nido bruscamente, ma solo dopo aver fatto rumore sbattendo le ali sui suoi figli, tra un albero e l'altro, tra un ramo e l'altro, in modo che si destino e abbiano la forza di accoglierla. Dunque così sveglia i figli. E questo mi ricorda mio padre, Schuta di Morì, Rabbi Yoshua ben Isa, che non entrava mai a casa senza bussare, che aveva la chiave, sapeva che eravamo in casa, ma mai entrato in casa senza prima bussare. E quando appunto ripassavo questo Rashi, mi sono ricordata di questo, di questa cosa di mio papà, che allora abbiamo detto quest'aquila che desta il suo nido, dunque avvisa prima di avvicinarsi e si libra sui suoi piccoli. Non preme su di loro col suo peso, ma li copre toccandoli e non toccandoli, ci spiega Rashi. Così, allo stesso modo, Kadosh Baruch Hu, del quale è detto l'onnipotente, noi non lo troviamo grande nella forza, come è riportato in Iov 37:23, quando venne per dare la Torah, non si rivelò a Ibn Israel da un solo lato, ma da quattro. Come è detto, Hashem venne dal Sinai, spuntò per loro da Seir, apparve dal Monte Paran e venne da Teman. Dunque, venne Sinai, Seir, Paran e venne, venne da Teman, quarto lato. Dunque abbiamo i quattro lati. Spiegò le ali e lo prese. Dunque, come un'aquila che avvisa il suo arrivo, si libra sui suoi piccoli, come ho detto, li copre toccandoli e non toccandoli, così ascende dai quattro lati in solo uno, e adesso spiegò le ali e lo prese. Allora, adesso vediamo una cosa anche molto particolare dell'aquila, ecco perché anche questo esempio, questo paragone, perché quando l'aquila viene a spostare i piccoli da un luogo all'altro, non li prende con gli artigli, come tutti gli altri uccelli. Questo perché tutti gli altri uccelli temono l'aquila che vola più alta di loro, no? E plana su di loro. Dunque, a causa dell'aquila, tutti gli altri uccelli trasportano i piccoli con gli artigli sotto di loro per proteggerli dall'aquila, ok? Al contrario, l'aquila, che invece è posta al di sopra di tutti, non teme se non che le frecce dell'umano. Dunque, trasporta i suoi piccoli sulle ali. E dice, è meglio che la freccia penetri in me piuttosto che nei miei figli. L'esempio anche a Kadosh Baruch Hu. E quando vediamo questo esempio con Hashem verso di noi, quando Hashem, siamo usciti dall'Egitto, ok? E gli egiziani ci inseguivano. Cosa ha fatto Hashem? E di modo, quando appunto ci inseguivano e c'era il pericolo che ci raggiungessero presso mare, ci bersagliavano con le frecce e le pietre, come vi ricordate. Anche gettavano delle catapulte. Cosa fece allora Hashem? Subito, come riportato in Shmot 14:19, l'angelo di Hashem si mosse e venne tra l'accampamento degli egiziani e l'accampamento di Israel. E dunque queste nuvole che Hashem mandò e
loro, queste nuvole, avevano, prendevano, diciamo, fungevano da scudo per Ibn Israel e tutte le frecce, come abbiamo parlato dell'aquila, così anche Hashem ha mandato il suo angelo e queste nubi che prendevano loro le frecce al posto di Ibn Israel. Concludiamo. Adonai Baddad, no, perdon. Kenesher Yair Kino, al Gozalavi Rachefi, Frost Matavi, Kacheu, Sao, Alevrato. Dunque, abbiamo visto tutte le fasi dell'aquila che prima di dell'approccio verso il nido dei suoi piccoli avvisa, poi lui, l'aquila, è al di sopra di tutti, così anche li tocca, non li tocca, li protegge, così Hashem è venuto dai quattro lati, faccio la sintesi, e poi questo, l'aquila che è sopra tutti, tutti gli uccelli, che vola sopra tutti, dunque per proteggerli, devi proteggerli dall'umano e dalle frecce, dunque le pone sopra. Così Hashem ci ha posto con queste nuvole quando siamo usciti dall'Egitto. Tutto questo, cioè, Mosè dice a Ibn Israel, ricordatevi, mi raccomando, ultimo passo di oggi, l'Eterno lo ha guidato nel deserto da solo, non vi fu né mai, vi sarà alcuna divinità straniera in grado di dimostrare la propria forza con Israele. Adonai Badad Yanchenu Ben Imo El Nechar, l'ultimo Rashi, Hashem mi guidò nel deserto al sicuro e soli. Non c'era nessuno tra tutti gli dei delle nazioni che avesse la forza di mostrare la propria potenza e di fare loro guerra, come abbiamo ben visto. Allora, conclude Rashi, dice che i nostri maestri hanno interpretato il testo con riferimento in realtà al futuro e anche il Tergum Unkelus, che è la traduzione di Unkelus. Rashi però dice, io tuttavia affermo che si tratta di parole di rimprovero, dirette a chiamare come testimoni il cielo e la terra, come l'abbiamo visto all'inizio della parasha, vi ricordate? Asino Hashamayim Vadavera Batishma Aretz Imrefi, dunque porta come testimoni il cielo e la terra. Allora, in tal modo il cantico, questo cantico appunto che è la parasha di Asino, diviene testimone contro di loro che finiranno, come sappiamo, per tradire Hashem e non ricorderanno più né le cose antiche di cui abbiamo parlato prima, che i saggi e gli anziani e i padri devono ricordarli, che Hashem ha fatto per loro, né quelle nuove che in futuro compirà in loro favore. Perciò, conclude Rashi, è necessario applicare queste parole sia al passato che al futuro. Dunque l'intero contesto va inteso in connessione con ricorda i giorni antichi, meditate gli anni di generazione in generazione, cioè come Hashem ha agito nei loro confronti passato, così agirà in futuro. E di tutto questo si sarebbero dovuti ricordare, cioè di come Hashem ci ha sempre protetto, di come Hashem, chi ha fatto del male, è stato punito, addirittura annientato, e tutto questo è da avere molto presente prima di commettere tradimenti come idolatria, come vi ho detto più volte oggi, gli idoli sono le Oikevse, Veloesa, l'onore, la ricchezza, eccetera. Allora, prima di passare alla conclusione del Teilim con René, leggiamo velocemente pagina 262, siamo alla penultima riga, le ultime due parole della penultima riga di pagina 262, e poi passiamo a 132 e di nuovo ritroviamo il cuore, Lev, come siamo nel capitolo cuore di Chumash, siamo anche oggi a pagina Vigilia di Kippur, 132 Lev, 100 è la completezza di 10 volte 10, 10 sfirot per 10 volte, voilà. Allora, ve'od zot yeter alken, al kola niskar lehen, e arade arade arave chol, e sono a pagina 260, 63 Aniscarla è prima parola. Hi mar ecco chave yecholta biyisode afar agashmi begilui atzum biyeter oz miyisodot alyonim mimenu vegam mitzvah shamayim she'en bekocham veyecholtam lotzi yesh me'ayin tamid kiyisod afar matzmiach tamid yesh me'ayin הם אסבים ואילנות, והמזל, המקיא ואומר גדל, היינו, לאחר שכבר צמח העשב, ואינו אומר לצמוח מיין לאש, אלא קוטן לגודל ולשאת פרי כל מין ומין בפרטי פרטים. דונקו פרלה, גרנדיניני,
del concetto della creazione di Hashem ex nihilo e della creazione di Hashem continua giorno per giorno, anche per quanto riguarda la vegetazione, in questo caso da un esempio della vegetazione, no? Aval beterem itzmach le miomar kol mazal o mazal lechol eser eser per parte dei pratici. מהכוח הצומח שבו שהוא עין ורוחני, והם גשמיים, ואין זאת אלא משום דרגלי אדם קדמון מסתיימים בתחתית עשייה ותחת רגליו מאיר אורסו ברוך הוא, הסובב כל עלמין בלי הפסק רב ביניהם, רק עיגולי אדם קדמון לבדו, וגם הקו מאיר אין סוף המסתיים בסיום רגלי אדם קדמון, מאיר ממטה למעלה בתחינת אור החוזר, כמו שהמנובש באדוננו אבינו, ואבא ואימא, וזכר ונקבה דאצילות, מאיר באור חוזר, ממלכות דאצילות ומלכות דאצילות, היא בחינת כתר ממטה למעלה ונעוץ תחילתן בסופן. פונט. וככה הוא בסיום הקו דאור אינסוף ומסתיים בסיום היושב, דרגלי אדם קדמון, מאיר ממטה למעלה לבחינת אור הנשמה, דמלכות דמלכות דעשייה, שהוא אלוקות ממש בחיצוניות הכלים דמלכות דאצילות. E magari potessi spiegarlo, ma qui abbiamo troppi concetti profondissimi. Ultimamente dovete accontentarvi degli assaggi. Vai, vai, René. Ok, oggi ne abbiamo 8-10, cioè, e si va dal Perek 44 a 48 compreso. Arrivo, vedo il tema anch'io. 44 fantastica, fino a 48 incluso. Leggiamo il primo, giusto per, e poi concludiamo. Allora, l'amnatseach livne korach maschi. Elohim, beoznenu shaman, avotenu siprulam, poal paalta bimekete. René, traducimi questi due psukim, uno e due. Allora, al direttore del coro, canto dei figli di Korach. Oh Dio, con le nostre orecchie abbiamo sentito, i nostri padri ci hanno raccontato quello che tu hai fatto ai loro tempi in quei giorni antichi. Vi ricorda quello che abbiamo adesso studiato nel Humash? Ricorda quello che Hashem. Atayatcha goyim horashta vatitaem. Taralle umim vateshalche, chi lo becharbam yarshu eretz, uzroam lo hoshi alamo, chi yeminecha uzroacha ve orpanecha chi recita, la luce del tuo viso. Dunque, non sono le loro armi che hanno fatto sì, che hanno potuto conquistare la terra e la loro forza, ma è la tua destra. E la tua forza e la luce del tuo viso. Anche qui abbiamo parlato della luce pupilla, no? Ok. Attahu malchi Elohim save Yeshuot Yaakov. Bechatzareinu nenageach beshimcha navus kamein. Ki lo vekashti evtach. Vecharbi lo toshien. Ki hosha'atanu mitzareinu umesaneinu revishot. באלוהים היללנו כל היום, ושמך לעולם נודסיה. אף זנחת ותחלימים ולא תצא בצבעותינו. תשיבנו אחור מניצר ומסנענו שסו למות. תתננו כצון מאכל ובגויים זריתה. תמכור עמך בלא הון ולא ריבית במחיריהם. תשימנו חרפה לשכנינו לעד. בקדס לסביבותי. תשימנו משל בגויים, מנוד ראש בלאום. כל היום חלימתי נגדי ובושת פניי כיסתי. מכל מחרף ומגדף, מפני אויב ומתנקם. כל זאת בעטנו, ולא שכחנוך, ולא שיקרנו בבריתך. לא נסוג אחור ליבנו, ותת אשורנו מניורכך. כי דיכיתנו במקום תנים, ותכס עלינו בצלמיו. אם שכחנו שם אלוהינו, ונפרוס כפינו לאל זר.
Allo Elohim yachakorzot ki hu yodea talmud lev. Ki alecha horadnu kol hayom. Nechsharnu ketzon tivcha. Ora, lama tishan Adonai. Hakitza, al tiznach lanetzach. Lama fanecha tastir. Tishkach oninu velachatzenu. Ki shacha leafar nafshenu. Davka laaretz bitnenu. Kuma, ezratalan, ufden, lema'an chastech. Ah, io potrei passare la giornata a leggere con voi i piedi. Rivka Rachel, va bene, ho letto abbastanza piano? Bene, bene, sì. Ha detto sì, va bene. No, perché mi diceva, sai, delle... Ecco, no, se vi dicevo come ho letto Shabbat, no, non ci sta. Vabbè, Shabbat, Rosh Hashanah. E per forza, devo fare in un giorno. No! Che poi a Rosh Hashanah abbiamo due giorni per fare tutto il tenim, a parte tutte le preghiere, tutti i tenim, tutti i giorni. Yom Kippur abbiamo un giorno per fare tutti i tenim due volte, perché c'è un'usanza di fare tutto il tenim due volte, sia i due giorni di Rosh Hashanah e sia il giorno di Yom Kippur. Ovviamente per chi non lo legge in 4 ore, ma neanche in 3, per chi come me e tanti altri lo sappiamo quasi a memoria, allora in un'ora e dieci massimo abbiamo fatto tutto il tenim. E allora puoi farlo. Avviso, non vi sentite a disagio. Allora, due volte, una volta in ebreo e una volta in italiano. Ecco, no, li leggo, ma in italiano, fantastica. No, una volta in ebraico e una volta in italiano, così. No, ma sappiate che, come abbiamo detto, anche quando non capisci, però la parola e la santità della parola e della Shona Kodesh è molto forte, dunque meglio fare anche pochi, quello che riuscite a fare ci mancherebbe, però ecco, fateli, perché in ebraico è meglio. Poi se vuoi leggerti prima in italiano per avere un'idea di cosa stai leggendo, ci mancherebbe, però sì, ci sta a leggerli in Lashon HaKodesh. Allora, Chayamushka, proprio ci fai sciopero o possiamo sentirla? No, non sono in sciopero, vi ho seguita attentamente. No, ma noi non vogliamo che ci segui, vogliamo sentirti anche te leggere, partecipare. Va bene. Fatti vedere ogni tanto. Fatti anche vedere. In questo periodo è meglio di... Non voglio spaventare nessuno. Guarda io. No, fai come me, mettiti davanti al sole, così fa effetto Photoshop. Brava, è vero. Si vede le occhiaie in company. Vado. Vai. Vai, scusa Rabbi Melech HaMashiach Yagen Alai Ve'al Kol Ohavai Ve'al Mi Shebeshem Yisrael Yechuneh Ve'al Kol Ohave Ve'Tomchei Yisrael. Shir LaMa'alot Esai Na'i El E'arim Me'ayin Yavo Etzri Etzri Me'ayim Adonai Osei Shamayim Va'aretz Aliten Lamot Ragleka Al Yannum Shomereka Inne Lo Yannum Ve'lo Yisham Shomer Yisrael Adonai Shomereka, Adonai Tzillekha, Al-Yad Yeminecha, Yomam Hashemesh Eloyakeka, Ve'yareak Balayla, Adonai Shmorka Mikolora Ishmor E Nafsheka, Adonai Shmor Tzetekha Uvoekha Me'atave Adolam. Fantastica, ascolta Rabbanita Tzitkanita, che Genalai Ve'al Kol Ohavai Ve'al Kol Mi Shebeshem Yisrael Yechuneh, Ve'al Kol Ohavei Ve'Tomchei Yisrael. Shir HaMa'alot LeDavid. Samachti beomrim li bet Adonai nelech. Omdot ayu ragleinu bishareich Yerushalayim. Yerushalayim abenuya kir shechubra layachdav sheshamaru shvatim shifteya. Edut leYisrael leodot reshev Adonai ki shama yashvu kisot lemishpat kisot leveitem. Shalosh shlom Yerushalayim ishlayu ohavayich. Yehi shalom becheilech shalva berminutayich. Lema'an achai vereai adabram shalom bach. Leman bet Adonai Elohim. Avaksha Tomlach. E vai! Ce l'abbiamo fatta. Fantastiche ragazze, siete uniche nel vostro genere. 99%, non posso dire 100, credo che sia l'unico, ve l'ho detto, non so se ve l'ho detto, l'unico corso al mondo di città, di donne giornaliero, inclusa la domenica e il venerdì. Dunque, quando dico siete uniche, non è per darvi un complimento, è un dato di fatto. Sappiate che siete uniche, che Baruch Hashem di donne che danno lezioni Torah, che seguono lezioni Torah, anche diverse ce ne sono, ma Chittat, che include a Yom Yom, Chumash Rashi,
Tania e Teilim tutti i santi giorni, ragazze. Chapeau, 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 fantastiche. Voilà. Detto ciò, vi abbraccio forte. Anche a te. A domani. Buon vigilia di Yom Kippur, che domani vigilia della vigilia. Senti Sara, ti dici che bisogna mangiare tanto la vigilia di... C'è la vigilia sì, quando? C'è la vigilia quando? Martedì. Adesso spiego. Spiegavo anche a Sondrini e a El, che prima che siete entrate, che quanto la mitzvah, ovviamente importantissima, di digiunare di Yom Kippur, è solo in questione di vita o di morte, che se uno non mangia rischia un ictus, io non voglio, allora ci si rivolge a un rabbino, il rabbino dice che quanto può in tutto e ogni volta quale quantità, eccetera. Dunque, è una cosa molto seria questa di Yom Kippur, ricordo tutti. Secondo, punto uno. Punto due, il mangiare prima di Yom Kippur, cioè i due pasti, la Seudah Mafseket, che è l'ultimo pasto prima di Yom Kippur, e quello pasto prima, verso mezzogiorno, sono due pasti abbondanti. Allora, siccome Kippur e Shabbat Shabbaton, poi ve lo spiegherò, oggi la lezione è alle 5:15 alla fine, Bezrat Hashem, però adesso tanto vi dico questo, poi vi dirò il resto. Dunque, Blineder, dunque i due pasti sono molto importanti ed è mitzvah mangiare e tanto la vigilia di Yom Kippur quanto digiunare l'indomani. Dunque non è che dice vabbè, voglio rimanere leggera, non sono obbligata di mangiare, mangio poco, non mangio. No, è una mitzvah mangiare la vigilia. E la vigilia cosa vuol dire? Pranzo presto, verso mezzogiorno, metti così, e poi verso le 4, adesso poi bisogna rivedere gli orari che non ce li ho davanti, sparo, metto le 4, ma poi adesso bisogna guardare, controllare, il secondo pasto prima del digiuno stesso. Ovviamente prima del digiuno, cambiare, prima del pasto cambiare le scarpe, perché sapete Cioè, scusami Sara, cioè non stasera. Domani, i due pasti di domani. E bisogna apparecchiare il tavolo come lo si apparecchia di Shabbat. Siccome Yom Kippur è Shabbat Shabbaton, il Shabbat dei Shabbat dell'anno, però non potendo mangiare, dunque non... Allora, è come se anticipi il pasto del Shabbat Shabbaton alla vigilia. Dunque, tavola imbandita, con il, come Shabbat, i più bei bicchieri, le più belle stoviglie, calotte, eccetera. Dunque una cosa non così un passò per poter affrontare bene il digiuno, ma è proprio un pasto importante, regale, ecco. Voilà. Comunque poi Blineder, vi ho preparato ecco delle belle spiegazioni oggi pomeriggio, Blineder 5:15, poi lo metto sul gruppo, appuntamento per una lezione dedicata, dunque ebraismo che ho diviso, di solito faccio ebraismo e Parashat Shavua giovedì, ma come avete visto giovedì l'ho incentrato su Rosh Hashanah, cioè su Shabbat Teshuvah e la Parashah, e oggi invece su Kippur. Vi aspetto ragazzi, va bene. L'abbraccio, Boker Tov, ciao. Ciao. Boker Tov, Yom Nifla.